Ormai sarà tipo un mese che penso, lo faccio o non lo faccio sto video? Racconto il mio 2022 o non lo racconto? Faccio il video come hanno fatto gli altri youtuber tipo Marcella Scana e Michele Molteni, in cui dico quanto ho guadagnato e quanto ho speso, oppure semplicemente racconto tutto quello che non ho raccontato che è successo quest'anno? È stata una decisione difficilissima, alla fine sono arrivato tipo a un punto di congiunzione. Quello che faremo oggi è raccontare il mio 2022 come voi non l'avete visto. Tutti i retroscena, i miei investimenti sbagliati, i soldi che ho speso, tutti i problemi che ho avuto legati ai video e anche fuori dei video. E in più, visto che sappiamo che è un argomento che tira, parleremo dei guadagni, ma solamente in base a quante visualizzazioni e quanti soldi ho guadagnato mese per mese. E in questo video vi spiegherò qual è il mese che fa più visualizzazioni, qual è il mese che fa meno visualizzazioni, qual è quello che paga di più in proporzione alle views e tutta st'altra roba, incluso in tutto il recap. Possiamo iniziare. E se non l'hai ancora fatto, è proprio il momento adatto per lasciare un like qua sotto. Partiamo da gennaio. Gennaio è molto interessante perché è il mese in cui si rischia e il 90% delle volte si sbaglia, perché uno dice io devo fare questo, quest'anno devo volare, devo sballare tutto quanto. Poi alla fine ci troviamo che non famo niente a livello economico e a livello di gestione della nostra vita. Esattamente a inizio anno ho fatto il primo investimento dell'anno. Ho fatto una produzione bella ignorante, tanti pezzi per la collezione Okami Colors. Ah, per chi non lo sapesse, è un brand di abbigliamento che è aperto a settembre 2021 e si chiama Okami, che significa lupo in giapponese. Okami Colors doveva essere un'edizione limitata. Un lancio in cui abbiamo fatto tanti prodotti, molti erano per la comunicazione, per darla agli influencer, agli artisti, quella era un'altra parte di produzione, e doveva stare online solamente per un mese, o giù di lì più o meno. Ho prodotto 130 pantaloni, 130 felpe, 130 cappellini, erano quelli con lo strappo, e doveva essere qualcosa di innovativo, per fare qualcosa fuori dagli schemi già dal secondo drop. Il problema è che ho prodotto le XS, le S, le M, le L e le XL, e vi dico che in 4 giorni sono finite le M e le L di tuta e felpa. S ne abbiamo vendute in una settimana, manella la metà, XL anche la metà, XS non so nemmeno io perché l'abbiamo prodotta, non ne ho idea, e ne abbiamo vendute tipo forse 7. Da un punto di vista è stato un buon investimento perché abbiamo dato valore al brand, tutto quanto, ma un po' di soldi li abbiamo buttati, anche perché c'è rimasta molta roba in magazzino, perché noi poi abbiamo tolto la collezione. Se parliamo a livello di investimento economico, è stato un investimento normale, non ci abbiamo guadagnato troppo né troppo poco, anche perché i pezzi a noi costava veramente tanto produrli. Ah, questo è interessante perché nessuno lo sa. Quando vado a fare un viaggio con gli iscritti, in questo caso ho fatto la Lapponia insieme a, se non sbaglio, 8 iscritti, ma in più eravamo io, Emily e Marco. Emily ho deciso io di farla venire per vedere l'aurora boreale in Lapponia, quindi è venuta lei a spese mie, e Marco gli ho detto senti, ma vieni anche tu così mi aiuti a gestire 9 iscritti, e quindi ho pagato metà del viaggio anche a Marco. Perché dico questo? Perché io, come tutti gli influencer che fanno viaggi con gli iscritti, vengo pagato in una piccola percentuale di quante persone vengono. Il brand, in questo caso Sherwood, mi mette una percentuale perché comunque gli fai brand awareness, lo fai conoscere, eccetera eccetera, e oltre a pagarti il viaggio ti dà una piccola fee. Io quella fee non l'ho vista perché ci ho pagato il viaggio di Emily e ci ho aggiunto anche dei soldi per pagare metà viaggio di Marco. Ecco, gennaio è un mese che si fanno delle visualizzazioni medie di solito, io sono sempre un po' in discesa verso gennaio, e paga meno in proporzione di altri mesi. Abbiamo un totale di views di 5.056.000, con un totale di guadagno in euro non tassati, ovviamente tutto quello che diremo è non tassato, 6.303,48 euro. Un'altra cosa interessante è che ho passato più di 40 ore fisso a disegnare al computer per fare le nuove collezioni Okami. Io ho disegnato tipo 10 collezioni Okami che non hanno mai visto la luce, perché fare moda o streetwear è più complicato di quello che sembri. In tutto l'anno ho buttato tante ore in disegnare e creare cose che non vedranno mai la luce. Febbraio c'è il retroscena più figo dell'anno. Allora, io chiedo scusa a Emily, Yakidale e Marco Menna, perché a febbraio c'è il mio compleanno, nulla festeggio da più di 10 anni e lo odio. Odio le feste, odio tutto quello che riguarda il mio compleanno, nessuno sa qual è la data del mio compleanno, non mi interessa dirla, non mi interessa ricevere auguri, né regali, proprio niente. Ed Emily insieme agli Yakidale stavano organizzando il mio compleanno a sorpresa basando tutta la festa su How Met Your Mother. Al che, mentre siamo in macchina, io vedo Emily che riceve un messaggio da, prima, un mio amico di Roma, che non vedevo la ragione perché lei dovesse parlare con questa persona, e poi con un altro mio amico di Napoli. E mi sono detto, qui gatta ci cova. Stavo organizzando il compleanno a sorpresa, l'ho scoperta, e dopo 2 giorni siamo partiti per il Kenya. Ho organizzato il viaggio in Kenya in 2 giorni, abbiamo fatto anche i vaccini in 2 giorni, semplicemente perché non volevo festeggiare il mio compleanno. Quindi siamo scappati. Febbraio, totale views, e ne ho fatte 2
2.995.000, con un totale di guadagno di 5.088,36 euro. Si è guadagnato un po' di più in confronto alle meno views, perché febbraio paga leggermente di più di gennaio. Marzo è il mese più interessante, ho scritto proprio così, più interessante a livello di investimenti e fallimenti. Inizia il format Italy Future. L'Italy Future era il genere di video in cui giravo una regione, mi facevo accompagnare dai follower che vivevano lì, città per città, mi giravo 3-4 città in 3-4 giorni e quindi viaggiavamo in macchina verso la regione. Passavamo 3-4 giorni di fila a girare il video e più di una settimana, 10 giorni a montarlo. Quindi a livello di spese, montaggio, cibo e tutto quanto era super, super, super costoso. Io visitavo 3 città, 4 città in una regione e i commenti erano solo: non sei andato di qua, non sei andato di qua, non hai visto questo, non hai visto quest'altro, dovevi andare di qua, bla 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 bla. Solo lamentele. Quindi mi impegnavo per conoscere, per raccontare una storia pagando un boato di soldi e le persone si lamentavano perché non sono andato al loro paesino in provincia di perché non mi hanno incontrato e non ho fatto vedere il loro paesino. Non è colpa mia, ma l'Italia è gigantesca. Per quanto riguarda marzo, ho fatto l'investimento e l'errore più grande nella storia Okami. A marzo esce la collezione Okami College. Super brevemente, questa felpa viene data insieme alla sacchetta abbinata e a me questa tipologia di cotone, questa tipologia di felpa che ho voluto fare con una qualità stupidamente troppo alta, veramente stupidamente troppo alta, mi costava 40 euro e la moda dice che una felpa va venduta a minimo 2,5/3 per il prezzo di costo, perché in mezzo ci rimette la gestione del sito, il magazzino, la gestione dei capi, la spedizione, gli stipendi dei grafici, tutto devi pagare e tutto deve entrare poi nel costo della felpa o della maglietta che sia. Ecco, io decido di non far pagare questa felpa a 150 euro, ma la misi online, se non sbaglio, a 94, spedizione inclusa 95 euro e abbiamo fatto pochissimi pezzi, 35 per colore, di cui 5 andavano in pubblicità, gift, influencer, artisti. E noi la college, questa qui, a marzo la chiudiamo in penso 4 giorni, 5 giorni, a 90 euro, sold out. E lì io ero tipo: regà, siamo ricchi, fermi tutti, che famo? Qui dobbiamo gestire la cosa, ridroppiamo. Questa è la grande stronzata, preparatevi. Rimettiamola in stock. Andando contro i consigli di tutti quelli che mi seguivano, decido di produrre 170 pezzi a colore. Ridroppiamo, scoppia la guerra in Ucraina, aumenta il costo di tutta la vita, tutto aumenta, e vendiamo qualcosa come 10 felpe in una settimana. E lì sono dovuto andare incontro al pubblico, perché è vero che i prezzi erano aumentati su tutti, c'era la guerra, c'era il panico, quindi se non sbaglio abbiamo abbassato i prezzi di tutte le collezioni, portandole circa 59 euro. Io avendo pagato 40 con tutti gli altri costi di gestione non ci guadagnavo niente, ma quella è un'altra storia. Non sto facendo cambi per guadagnare, non me ne frega niente, è un investimento anche per me. Ah sì, ho regalato un viaggio a 3 follower e li ho portati in Portogallo. Erano 3 follower che avevano comprato i capi Okami durante il mese e ho voluto aumentare questo significato di famiglia e amicizia per il brand Okami, perché è uno dei valori fondamentali del brand. Visualizzazioni 6.166.000 e soldi guadagnati sono 11.406 euro. Abbiamo fatto solo 1 milione di views in più a gennaio, ma abbiamo guadagnato quasi il doppio. Aprile continua il format in giro per l'Italia e da lì ho iniziato a odiarlo. Vedevo solo commenti di persone che volevano di più, non si accontentavano di quello che facevo, e io da creator mi sentivo in difetto, anche se non era così. Cioè io facevo il mio massimo, io e Frank, perché ci siamo aperti il culo io e Frank per fare sto format, lui si è impegnato tantissimo, io come lui, e quindi lì abbiamo cominciato un po' ad odiarlo. Cioè ce lo gustavamo mentre lo facevamo, poi usciva e non guardavamo più i commenti, perché a una certa cominciavamo tipo a impazzire. Questo è molto interessante. Abbiamo passato 5 giorni a Roma, girato 8 video food per me e tipo 4 per Emily, e io ho solo mangiato. Io e Frank abbiamo preso 4,5 kg in quei giorni, volevamo esplodere. A metà mese partiamo per Los Angeles, io, Emily e Frank. Allora spiego subito come ha funzionato anche con Frank avendolo portato come videomaker. Ho gestito io i costi, cioè ho pagato tutta la mia parte, tutta la parte di Frank, e ho pagato la parte degli hotel
a Emily. Quindi è stato un investimento di decine di migliaia di euro. Non sto dicendo che l'ho offerto per flexare, ma stiamo parlando di investimenti. Per me quel viaggio a Los Angeles, c'erano tante sponsor, tantissimi video da fare, e senza Frank non sei riuscito a organizzare nulla, cioè non sei riuscito a fare tutti quei video, ne avresti visti veramente la metà. Ah sì, a fine aprile ci raggiunge Yakidale e noleggiamo una Model S Plaid, avete visto i video, abbiamo usato la mia patente e la carta di credito di Yaki per riuscire a noleggiarla. Siamo stati i primi in Italia a portare un video con una Model S Plaid. Visualizzazioni del mese 5.768.000 e livello di guadagni soldi 10.879,16, senza calcolare ovviamente le tasse. Maggio, questo è il mese, il mese della proposta di matrimonio. Maggio siamo andati in un tour tutta la costa ovest, quindi siamo fatti il Big Sur, San Francisco, il Sequoia National Park, il posto più bello di tutti che era la Death Valley, io mi sono innamorato perché dove hanno girato parte di Guerre Stellari negli anni 70. Poi siamo andati a Las Vegas e a Las Vegas abbiamo attuato il piano proposta matrimonio, cioè ho fatto la proposta ad Emily sul Grand Canyon andando in elicottero dentro il Grand Canyon. Il cartellone gigante, l'avete visto tutti quel video, ma la cosa interessante è che, non ve l'ho mai raccontato, era un mese che io e Yakidale organizzavamo sta proposta. Avevamo avuto mille idee diverse, i droni a Disneyland, un flash mob con 50 persone che cantavano e ballavano a Venice Beach. Poi ci siamo fatti altri 10 giorni a Los Angeles, ci siamo innamorati della città, abbiamo conosciuto tantissime persone, abbiamo parlato tantissimo in inglese. È stato proprio bello, un viaggio che ci ha cambiato proprio a livello spirituale. Visualizzazioni 5.390.000 con 10.012,25 euro. Aprile e maggio è sempre molto stabile, sono molto simili. Giugno iniziamo il food tour del sud Italia, sempre il format Italy Food Tour, in cui mi sono portato Emily, Frank e Leonardo, perché servivano due operatori per montare tutti i video, volevamo montarli pezzo per pezzo mentre andavamo. E lì più o meno si è concluso, perché mi sono aperto il culo, ho pagato veramente per tutti, perché ho investito tutti i soldi in quel format, ci tenevo andasse bene, ho detto minchia, lo facciamo sul sud Italia, facciamo delle regioni, quelle belle ciotte che piacciono a tutti. Io ho messo la Calabria, ho messo tre posti bellissimi della Calabria, la gente si lamentava che non ho visitato altri posti. Per evitare di ammazzare un cagnolino sull'Etna abbiamo fatto un incidente con la Tesla, ho sfondato un po' il davanti, solo un danno estetico che è ancora lì, non l'abbiamo mai riparata perché non ho mai avuto la voglia, mi annoiava troppo e non ho mai avuto tempo durante l'anno, ma presto ripareremo il fronte della Tesla, promesso. Siamo tornati a Milano a fine mese, abbiamo fatto qualche evento in generale, lavoretti sparsi, abbiamo giocato un po' a basket e abbiamo lanciato la collezione Okami Tribe. Se ve la ricordate, una delle collezioni che più si avvicina al mondo della moda, una maglietta un po' più crop top, più oversize, che portava dei colori particolari che erano in voga in quel momento, e io non volevo, cioè per me la Okami Tribe era troppo facile. Seguire la moda, seguire il trend, fare qualcosa che già sai che piace, non mi interessava. Infatti è andata benissimo, 150 pezzi totali venduti, l'abbiamo triturata in quel mese, ma come ho detto, a me fare le cose troppo facili non c'è rischio. Ma tralasciando questo, abbiamo fatto 5.344 visualizzazioni e abbiamo guadagnato 10.349,86 euro. Poi luglio decido di partire per New York. A luglio insieme a Frank prendiamo l'aereo, baracca e burattini e si riparte. Come ho già detto, quando mi porto Frank per fare da videomaker pago tutto per lui, ho pagato il viaggio, ho pagato più o meno tutto, ma in questo caso in particolare si è anche aiutato da solo, cioè ha comprato da mangiare, si è pagato da solo la maggior parte delle cose. Quando siamo andati a vedere la partita di baseball si è pagato da solo la partita. Comunque non è che io ho pagato tutto, anche il divertimento. La parte lavorativa è sempre così, era per specificare come funziona portarsi un videomaker in vacanza. Ora vi racconto la verità dietro i video delle moto. E tutto quello che avete visto l'estate scorsa riguardante il mondo delle moto è questo. Incontro una persona che andava in moto a New York, un americano, e mi ha detto: non c'è cosa più bella che andare in moto con gli amici. Ora il problema è che io non avevo una moto e i miei amici non hanno una moto. Quindi io comincio a ripensare al fatto che Emanuele è uno di quelli che gli piace il vintage, gli piace l'idea dell'Harley Davidson, gli piaceva proprio, gli è sempre piaciuto sto mondo, Terminator che andava in moto, Tom Cruise in Top Gun. Cioè Emanuele, appassionato di film come me, sapevo che gli sarebbe piaciuta l'idea di una moto. E Marco invece ho sempre saputo che gli piaceva la Kawasaki Ninja, gli è sempre piaciuto il mondo delle moto, ma non ha mai avuto la possibilità economica. Stessa cosa Simone, aveva il motorino, è andato in moto, ha guidato anche un R1, quindi sapevo sapesse guidare, sapevo che aveva anche la patente A3. Quindi sono tornato a Milano, tempo in 5 giorni giro tutti i concessionari di Milano. P&D KTM decide di aiutarmi e reperire le moto per Marco ed Emanuele nel giro di 3 giorni. Le abbiamo prese, immatricolate,
montate e preparate in 3 giorni, preparando anche la mia moto. Scendo a Roma, faccio la sorpresa, regalo la moto a Marco, regalo la moto a Emanuele. Non se l'aspettavo, non sapevo nemmeno lontanamente che avrebbero ricevuto una moto. Ah, e poi luglio, inizio agosto, mi sono fatto uno dei periodi più belli a Roma della mia vita, perché siamo stati a Roma in moto, a girarla, a stare con gli amici, mezza vacanza, mezzo lavoro, cioè ce la siamo proprio goduta. Il periodo più bello della mia vita a Roma, me la sono gustata al 120.000%. Qui sono un po' calate le visualizzazioni e il guadagno: 4.355.000 views con soldi guadagnati 8.321,19 euro. State tenendo un po' il conto durante il video. Agosto, mese meno attivo dell'anno su YouTube, dove di solito gli youtuber non fanno video, ci vanno a fare la vacanza e non investono soldi per i video. Quindi cosa ho fatto? Ho comprato una moto anche a Simone, che era già calcolato, io ho comprato la moto, e ho preso tutti quanti e li ho portati in Sardegna, tutto a spese mie, per fare questo format che abbiamo fatto per tutto agosto. Quando si va in vacanza c'è sempre, io ho sempre fatto le vacanzette da piccolo, Rimini, Riccione, quella cosa del forse non mi posso permettere sta cena, non mi posso permettere quello, c'è sempre un po' di timore di tornare a casa e aver speso troppo e ti limiti nel gustarti la vacanza. Ecco, io lavoro H24, 7 giorni su 7 tutto l'anno, perché così posso evitare che i miei amici abbiano questi dubbi quando li porto in vacanza. Non volevo che ci ritrovavamo in vacanza e si dovevano pagare il cibo, il giro in barca, le cose, e che magari si pentissero di essere venuti, no? Quindi questo è stato il mio regalo per loro, che ha anche funzionato a livello di contenuto su YouTube come investimento, perché è stata una delle serie più belle che ho mai portato su YouTube. Dopo la Sardegna sono tornato a Milano, è iniziato il periodo, tutti i giorni in moto, tutti i giorni sono andato a fai corsi di guida sportiva per imparare meglio ad andare in moto e gustarmi quel mondo. Le visualizzazioni sono 3.522.000 e ho guadagnato 4.582,60, cioè nemmeno il costo di una delle 4 moto che ho comprato. Settembre, iniziamo lo stanissimo. PND KTM ha visto i miei video sulla Sardegna, si sono innamorati, hanno detto Giovanni sei la persona più gentile del mondo, e dopo hanno deciso di prendere la mia 890, riprendersela e farmi l'upgrade gratuitamente al KTM Super Duke 1290, che è la mia moto attuale. Mi viene un'idea folle, ma un'idea veramente folle. Prima ancora che mi regalassero la moto, io avevo già iniziato a trattare per comprare una Yamaha R7. Perché una Yamaha R7? Una moto 700 di cilindrata con 74 cavalli, che in confronto a quell'altra che c'avevo era piccolissima, una super sportiva, scomoda, ma poco potente. Io volevo esattamente quel tipo di moto per farmi un viaggio da Milano a Londra in moto. Faccio una collaborazione insieme a Terzi Motor, che mi scontano di brutto la Yamaha R7, quindi l'ho presa super scontata. Parto in solitaria per Londra, Svizzera, Belgio, Francia. Arrivo a Londra, passo una settimana a Londra insieme a Emily, periodo bellissimo, ci siamo gustati, una città che amiamo. Dopodiché sono tornato, siamo andati a Parigi, sono andato a Disneyland insieme a Yakidale, Efrem, Pietro Morello, abbiamo incontrato il DF a Parigi, è successo un sacco di roba, e proprio in quel periodo ho aperto il canale Giovanni Foix Vlogs, che è il retroscena della mia vita. Cioè questo video sarebbe potuto andare tranquillamente su Giovanni Foix Vlogs. Sul canale vlog metto tutto quello che non posso mettere qua, il backstage della mia vita, i miei lavori, e soprattutto il mondo delle moto probabilmente lo porterò molto di più là. E la cosa bella è che è un pubblico molto più adulto, sono persone più grandi che guardano i miei video, perché sono le più affezionate, e quindi nei commenti sono tutti più familiari, no? C'è proprio questo senso d'amicizia nei commenti, che io metto un video su Giovanni Foix Vlogs e sono contento, tipo leggo il commento Gioa, bellissimo il video, però fai anche questo, perché ti fanno delle critiche costruttive, magari, non so, mi piace proprio il canale vlog, continuerò a farlo anche se è non ti dico uno spreco di tempo, perché mi toglie veramente tanto tempo fare anche i vlog, ma che bello. Visualizzazioni, settembre paga, 3.962.000 views, 9.104,30 euro guadagnati. C'è molta disparità di views guadagno in confronto agli altri mesi. Inizia il mese caldo. Ottobre, ci siamo quasi, l'anno entra nel vivo. Avete visto un video in cui ho incontrato Gio Bastiani, cioè è stato tutto a caso, non ci abbiamo quasi parlato, ha mangiato di fianco a noi, non so perché, è successo tutto a caso, bellissimo. A ottobre, dopo 2 anni, decido di partire per il Giappone per vivere un'esperienza, a parte farci tanti video e portare contenuti, per portare Emily per la prima volta. Sono tornato in Giappone dopo 2 anni, dopo la pandemia, bellissimo. Ma il Giappone è qualcosa che è indescrivibile, ci torneremo prestissimo. E poi partiamo dal Giappone a Los Angeles, siamo andati controcorrente e siamo tornati indietro nel tempo. Siamo partiti da Tokyo alle 11 di mattina, se non mi sbaglio, e siamo atterrati a Los Angeles alle 8 di mattina del giorno stesso. Poi faccio il peggiore investimento di tutta la mia vita, cioè noleggiare una Mustang, perché la Mustang è una macchina di cacca.
Abbiamo fatto anche l'Halloween a Los Angeles, a Beverly Hills, è stato proprio divertente. Ah, e poi ho fatto il video più bello e stupidamente non spinto da YouTube dell'anno. Ho preso Leonardo Cristallino, l'ho convinto a prendere una pizza da Napoli e portarmela a Los Angeles. Il viaggio più lungo che una pizza abbia mai fatto. Pizza da Napoli a Los Angeles. YouTube quel giorno non l'ha spinto. Cioè il video aveva tipo le impression al 20%, che vuol dire che una persona su 5 che gli compariva in nome il video lo apriva e YouTube ha deciso di non spingerlo. L'ha oscurato. Non è comparso a nessuno, zero notifiche. Su YouTube succede spesso, dipende dal periodo. Visualizzazioni 3.547.000 con 10.643,69 euro. Novembre abbiamo fatto tutto il mese a Los Angeles, ci siamo proprio divertiti, ci siamo goduti Los Angeles, abbiamo conosciuto chiunque, abbiamo imparato ad amare il mondo della pizza. Infatti è uscito anche il video sulla pizza sul canale. Tornando a Milano sono stato proprio contento perché mi sono detto: ho regalato un viaggio a Leonardo, che ha fatto fare un'esperienza in America per la prima volta in vita sua, mi ha aiutato tanto nel fare i video, mi ha aiutato veramente tanto nel mese, anche lui ha fatto un sacco di video. Abbiamo iniziato questa collaborazione, l'ho preso sotto il mio management, in questo momento Leonardo Cristallino è uno dei miei talent e quindi si è creata un'amicizia ancora più stretta e sono veramente contento di averlo portato lì. Torniamo a Milano, si guadagna, si lavora, si impazzisce, Black Friday su Cam, facciamo la mystery box, svuotiamo quasi interamente il magazzino. E in quel mese abbiamo iniziato a pensare al negozio fisico Kami, ma se ne parlerà ancora tra un bel po' di tempo. Novembre è il mese che paga di più di tutto l'anno su YouTube e che si fanno meno visualizzazioni, perché è proprio usurato. Novembre tutti fanno video, un video al giorno, tutti quanti, perché YouTube paga. Visualizzazioni, 4 milioni di visualizzazioni, con il massimo che ho guadagnato, 14.963,33 euro. Dicembre è mese tranquillo, mi sono fatto un food tour, 3 episodi di tutta l'Italia, da nord a sud, mi sono visto tutta l'Italia e ufficialmente ho finito la penisola. Ho fatto un video in ogni regione d'Italia, sono uno dei pochi che può dirlo, però mi è piaciuto, molto bello, super soddisfatto a livello personale. Ho passato il mese andando in moto al freddo per Milano, perché io amo andare in moto e mi sono congelato il culo tutti i giorni. Questa è interessantissima, super backstage. Sono andato a Londra per fare un'intervista con Bulk. Mi hanno detto, sono andato a vedere proprio i numeri e le statistiche, sono il creator, probabilmente nella storia di tutti i brand in Europa di integratori, che ha venduto di più, ha tipo vinto sto premio, soprattutto su Bulk, proprio non c'è paragone. Cioè il secondo dopo di me è tipo qua, cioè sono qua, lui è qua. E questo è grazie a tutti quanti voi, perché in Italia gli abbiamo fatto il culo nel 2022, perché calcoliamo che in Italia si vendono di solito un decimo di quello che si vende in integratori in Francia e in Inghilterra, ma noi siamo troppo forti. Col codice Voice Food, regà, abbiamo spaccato il codice più usato dell'anno, ma nella storia dei codici è stato qualcosa di fuori di testa. In 6 mesi, regà, abbiamo spaccato tutto. Infatti mi hanno chiesto di fare i complimenti anche a voi, perché voi vi fidate, voi comprate la qualità massima, la pagate poco e scegliete Bulk. Poi sono stato qualche giorno a Roma con Emily e la mia famiglia, i miei amici, siamo tornati a Milano, Natale in casa, possiamo andare in montagna, tutto molto tranquillo, festino di Capodanno con qualche amico, niente di troppo particolare. 2.211.000 visualizzazioni con 7.171,96 euro, una discesa di views molto pesante, anche perché ho fatto molti meno video e mi ero impegnato troppo nei mesi precedenti, tra Sardegna, Giappone, America, New York. Comunque voi avete visto il video più sincero possibile che io potessi fare, non posso fare di meglio. Questo è Giovanni Fois al 100% sincero. Vi ho detto quanto ho guadagnato su YouTube, le visualizzazioni che ho fatto, in retroscena. Probabilmente voglio fare dei video su Giovanni Fois Vlogs in cui vi spiego i guadagni dei brand, proprio quanto si guadagna da un brand, perché si guadagna, a cosa serve fare sponsorizzazioni, perché uno youtuber dovrebbe farle e perché le persone non si dovrebbero lamentare guardando le sponsorizzazioni. Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi, è gratis, sta là sotto il tasto, voi cliccate un tasto e vi iscrivete e lasciate un bel like e fatemi capire se volete più video così, se può essere un format di successo. Un abbraccio al montatore che avrà sentito me parlare per giorni di montaggio. Vi racconterò un sacco di cose su Okami, il brand che ho creato ormai da 1 anno e mezzo. Sono contento, se volete andare a dare un'occhiata al sito è qua sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.